credo che abbiate capito una cosa, che la ricerca la fate se avete passione. La Fondazione Bruno Kessler si apre al territorio che la sostiene e la ospita anche attraverso l'iniziativa della ricerca come mestiere. Quali sono gli obiettivi e come nasce il progetto? Nella missione della Fondazione si è voluto ritagliare uno spazio, una modalità propria della ricerca. E siccome la ricerca non si può raccontare a parole, bisogna viverla, il perimetro dato a questa attività è stato e la caratteristica. Perimetro e caratterizzazione. Esponiamo i ragazzi alla ricerca, ci avviciniamo attraverso il mondo della scuola e in questo modo condividiamo lo stato dell'arte, le ricerche, le linee strategiche della ricerca internazionale, le avviciniamo anche ai docenti e attraverso i ragazzi alle famiglie, ma soprattutto esponiamo i ragazzi alle attività che stiamo facendo. In questo modo il perimetro, la cornice, diventano le competenze e le attività che in FBK si fanno. Esporli alla ricerca vuol dire farli entrare, vuol dire ospitarli nei laboratori, negli studi, negli uffici dei ricercatori, farli vivere quotidianamente con loro e quindi permettere loro di capire cosa significa stare dentro comunità scientifiche che si riconoscono alla pari in tutto il mondo. Lo scopo della nostra attività è stato quello di riprodurre l'esperimento a fotone singolo del cancellatore quantistico utilizzando come mezzi sperimentali un laser a elio neon. Diamo un po' di numeri per far capire la portata di questo progetto. Quanti studenti sono stati coinvolti? In Trentino sono stati coinvolti fino adesso 13 istituti di scuola superiore, licei scientifici, licei classici, ITI e le scuole professionali che fanno capo all'ENAIP. In genere sono frequentanti o la terza o la quarta superiore, per ovvi motivi. Troppo piccoli quelli dei primi due anni e quando arrivano in quinta, tranne l'attività di stage durante l'anno scolastico di alcuni studenti che intendono portare alla maturità un particolare tema o una particolare esperienza, gli allievi di terza e di quarta sono quelli ai quali ci rivolgiamo. Ti do due numeri. Uno riguarda le classi che partecipano all'attività durante l'anno, su tematiche condivise tra un docente e un ricercatore, quindi parliamo per l'anno scorso di 11 classi, quindi circa 250, circa 300 studenti. L'attività però di stage, quella che chiude oggi pomeriggio, è un'attività che coinvolge pochi studenti, sono stati 29 quest'anno, 20 l'anno scorso, 9 l'anno prima, e sono per lo più studenti che durante l'anno hanno seguito l'attività con i loro compagni di classe e poi durante l'estate dedicano il periodo di stage alla ricerca stando qui con noi qualche settimana. Che cosa riportano in classe i ragazzi? Ma senz'altro il contatto col mondo della ricerca, vero? Soprattutto la possibilità di stare a contatto con ricercatori che sono anche persone e quindi riuscire a capire che fare ricerca necessita di tante abilità, che sono sicuramente quella di avere passione, di avere delle attitudini, ma soprattutto anche delle attitudini dal punto di vista relazionale. Raccontaci la tua esperienza alla Fondazione Bruno Kessler. Beh, la mia ricerca è stata sul campo umanistico, al contrario di quello che si può pensare, che la FBK faccia sempre ricerca su campo scientifico. E ho lavorato infatti per questo per l'HLT, quindi Human Language Technology, le tecnologie che supportano il linguaggio umano. Però è stato molto interessante anche perché ho scoperto cose che non avrei mai pensato, come le nuove metodologie di crowdsourcing. Oltre all'esposizione alla ricerca, quale altro filone segue il progetto? Il progetto segue altri due filoni inaugurati quest'anno. Uno lo chiamiamo della partecipazione. Coinvolgiamo il mondo della scuola nei progetti di ricerca che vengono realizzati dalla Fondazione. L'altro, il terzo filone, è quello della
del contributo che le attività di ricerca portano per l'innovazione della didattica. Coinvolgere la scuola in questi due filoni significa promuovere cultura dell'innovazione.